Eccoci alla recensione e apertura di questo portapranzo elettrico che si può riscaldare. Allora, iniziamo vedendo partiamo dalla borsa esterna che viene fornita con lo scaldavivande. È molto carina, devo dire. Qua fuori ha una tasca. Si può scegliere, se non sbaglio, nell'inserzione di misure diverse. Qua appunto ha una tasca con la sua chiusura. Avrei preferito forse una chiusura un po' diversa, magari tipo con una clip o un velcro, però vabbè, dai, ci può stare. Qui abbiamo un'altra tasca così, con elastico. Qui dietro abbiamo un'ulteriore tasca, è veramente piena, così per trasportare magari posate o altre cose, e qua un'altra tasca ancora. E qui abbiamo i ganci per la tracolla. Poi andiamo ad aprirla. Ed eccolo qua, è nuovissimo, come vedete. Qua c'è il manuale di istruzioni, ma sono oggetti veramente molto semplici. E qua abbiamo il portapranzo scaldavivande con la sua tracolla. E qua andiamo ad aprirli. Perdonate i rumori, ma abbiamo gli operai che stanno lavorando. Ecco, una bustina per trasportare le posate. Vi vengono date anche le posate, e questa cosa mi piace un sacco. Ne vediamo una, così sono in acciaio, molto carine anche, direi. Ciao! E insomma, normalissime posate in acciaio che mi sembrano molto molto belle. Poi passiamo a lui, il pezzo forte, eccolo qui. Allora, come plastiche, direi senza infamia e senza lode, ma non mi dispiacciono. Sono abbastanza robuste. Qua abbiamo il LED qua, che si illumina quando si riscalda. Qui direi che è la valvola. Sì, eccola qua, la classica valvola, ma devo essere sincera, ce l'ho anche in altre a scaldavivande e io sinceramente non la uso mai, la lascio sempre chiusa. Questa è un po', ecco, ma non è difficile, però è un po' diversa dal solito. Qui si può chiudere, direi, sì. Ah, ecco, scusate, forse, ecco, basta tirarlo così e si richiude, così si tira su. È molto carino esteticamente, mi piace. E l'apertura. Ok. Sì, non è agevolissima a quanto pare. Allora qua, vabbè, vediamo la parte sotto, che è questa qua, che è quella che non va mai lavata perché sotto avrà la serpentina. E invece qui cerchiamo di, ecco, primo mistero, non riesco ad aprire. Eccolo qua, era solo un po' a pressione, però. Questo è il coperchio dentro, e qui abbiamo i cavi per la ricarica. Abbiamo quello normale e quello da auto, direi. Il vassoio in acciaio, molto bello, si può tranquillamente lavare in lavastoviglie. E poi questo che mi piaceva tantissimo, l'idea del fatto che il vassoio, quello piccolino, fosse in acciaio, perché di solito lo fanno sempre in plastica. Vedete, lo potete mettere qui e si dovrebbe scaldare anche questo. Poi proverò, scriverò nella recensione tutto il resto, tutto come le impressioni, come mi sono trovata, ma a vederlo non è il primo che utilizzo, direi che mi troverò bene, immagino. E anche il coperchio, sinceramente, l'avrei fatto forse in acciaio, però vabbè, dai, ci sta. Comunque, mi piace molto.